Le feste si avvicinano, ma ecco tutti i film in uscita in quest'ultima settimana di novembre. Lunedì 26 novembre, Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce. Ecco come vengono definite le ninfee in questo film documentario dedicato allo straordinario pittore impressionista che ha passato l'esistenza a dipingere le tre cose che più amava: la natura, l'acqua e il colore. Giovedì 29 novembre, Tre volti. Quando riceve il video di una giovane che implora il suo aiuto, la famosa attrice Behnaz Jaafari abbandona il set e insieme a Jafar Panahi si mette in viaggio per raggiungere la ragazza. Ecco a voi tre diversi ritratti femminili per il nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, censurato nel suo paese. Giovedì 29 novembre, Bohemian Rhapsody. Arriva finalmente nelle sale l'attesissimo film sulla straordinaria storia dei Queen e del loro frontman Freddie Mercury. La loro unicità di stile, la scalata sulle vette della musica mondiale fino all'iconico concerto live del 1985 che divenne una delle più grandi performance della storia del rock. Giovedì 29 novembre, un giorno all'improvviso. Antonio ha 17 anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra, ma vive in una piccola cittadina in una provincia campana. All'improvviso la vita sembra regalare ad Antonio una vera occasione quando un talent scout alla ricerca di giovani talenti sembra interessarsi a lui. Giovedì 29 novembre, Il Grinch. Verde, peloso e solitario, il Grinch odia il Natale, ne odia le assemblee di persone, lo spirito allegro e cordiale e soprattutto i canti. Per 53 lunghi anni lo ha sopportato, ma ora non ce la fa più e prende una decisione radicale: ruberà il Natale ai chi non so. Giovedì 29 novembre, Se son rose. Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare un messaggio del tipo: sono cambiato, riproviamo? Proviamoci. E soprattutto, cosa succederebbe se molte di loro rispondessero? C'è solo un modo per scoprirlo: gustarsi l'ultima divertente commedia di Leonardo Pieraccioni. Giovedì 29 novembre, Ride. Una giovane donna perde il marito in un incidente sul lavoro, manca un giorno al funerale e deve fare i conti con se stessa e con il dolore che la sta travolgendo, ma non riesce a piangere. Giovedì 29 novembre, Ovunque proteggimi. Alessandro indossa sempre la sua camicia a porta fortuna e non sente i suoi 50 anni. Canta nei locali notturni, si ubriaca e sperpera tutti i suoi soldi al gioco in attesa di svoltare, ma un giorno, e in un modo che davvero non avrebbe mai immaginato, l'amore tornerà a fargli visita. Giovedì 29 novembre, Isabel. La vita di Isabel e del figlio Jerome viene stravolta dall'incontro con Davide, un giovane che sta attraversando un momento di grande difficoltà. Il ragazzo stravolgerà le loro vite portando Isabel a compiere scelte difficili che potrebbero avere pericolose conseguenze. Ragazzi, anche per questa settimana è tutto. Non dimenticate di farmi sapere nei commenti quali di questi film vi sono piaciuti e soprattutto non dimenticate di iscrivervi per entrare a far parte della community di Effetto Méliès. Il cinema, secondo me, ci si vede in sala.